L'epidemia in Veneto comincia come in Lombardia nella stessa data, il 21 febbraio del 2020, con un ricovero per polmonite. A Codogno era stato Mattia Maestri, il paziente numero 1, di 38 anni. A Vo Euganeo, nel Veneto, in ospedale c'era finito il signor Adriano Trevisan, 78 anni. Qui però finiscono le coincidenze e cominciano due film totalmente diversi, a cominciare dalle prime decisioni che vengono prese in Veneto. Tutto comincia all'ospedale di Schiavonia, in provincia di Padova, dove viene ricoverato il paziente 1 del Veneto. Costruito in tempi record dal 2010 al 2014, è l'ospedale più grande della regione. Qui incontro Jacopo Monticelli, che è il giovane infettivologo dell'ospedale che ha deciso di fare il test con il tampone ad Adriano Trevisan, scoprendo così il primo caso di malato Covid del Veneto. Ci siamo trovati davanti a una polmonite interstiziale, insomma, che ha diverse cause, non solo quella infettiva. E poi quando ci siamo resi conto che non era l'unico paziente epidemiologicamente collegato con altri casi simili, beh, a quel punto era un'epidemia. È molto curiosa questa comparsa contemporanea in due zone che sono abbastanza lontane, come quelle di Codogno e Vo Euganeo. Lei che idea si è fatto? Beh, che il virus circolasse in Italia già da più tempo. Se l'avevamo trovato in un bar di Vo, beh, allora era dappertutto. Stava a Padova, stava a Esattamente, esattamente. Sì, sicuramente già nelle grandi città. Siccome il signor Trevisan era stato per diversi giorni ricoverato in questa struttura prima che si scoprisse la sua positività, si è deciso di mettere in sicurezza l'ospedale con misure immediate e draconiane. Immediatamente è stato chiuso a qualunque ingresso e uscita all'ospedale, mantenendo all'interno anche gli occasionali visitatori, non solo i degenti in dimissione o chi occasionalmente... Avete sigillato l'ospedale? Abbiamo sigillato l'ospedale per più di 24 ore. Queste sono le immagini girate dai colleghi della RAI il giorno dopo. L'ospedale è completamente circondato da un cordone sanitario fatto da carabinieri e Croce Rossa, che non fanno avvicinare nessuno. Tutti quelli che si trovavano dentro hanno passato la notte nei loro reparti e sono stati sottoposti ai tamponi. Ne vengono fatti 600. Alla fine risulteranno pochi positivi, l'ospedale è salvo e viene trasformato in uno dei 5 Covid hub della regione Veneto. Nello stesso weekend in cui si è messo in sicurezza l'ospedale di Schiavonia, su richiesta del governatore Zaia, comincia la tamponatura di massa nel comune di Vo Euganeo, che ha rappresentato la vera differenza rispetto all'operato delle altre regioni, rendendo evidente a tutti anche il grado di efficienza e la capacità di fuoco della medicina del territorio nel Veneto. Insieme alle centinaia di operatori del Dipartimento di Prevenzione della ULS 6 dei Colli Euganei c'era anche la dottoressa Lorena Gottardello. Già il sabato mattina abbiamo contattato tutti i nostri operatori del Dipartimento di Prevenzione. Domenica abbiamo cominciato con i familiari del signor Trevisan e degli amici praticamente che andavano in quel bar. Ma poi ne avete fatti molti di più a voi? Sì, 3.000 persone. Esclusi i bambini praticamente? No, anche i bambini. Anche i bambini in età scolare. 3.000 persone tamponate nel giro di 7 giorni, perché abbiamo cominciato la domenica 23 febbraio e abbiamo finito noi il venerdì. All'inizio di marzo la popolazione di Vo Euganeo viene sottoposta ad una seconda tamponatura di massa, un'indagine ancora più importante della prima. Sono passate infatti 3 settimane, il paese è appena uscito dal rigido lockdown della zona rossa e si tratta di verificare se le misure prese hanno avuto successo. Il risultato è straordinario. Se alla fine di febbraio era risultato positivo al test il 3% della popolazione, con un tasso R0 di crescita che in pochi giorni avrebbe portato ad una contaminazione del 60% degli abitanti, 4 settimane dopo la percentuale dei contagiati è crollata allo 0,25%, con una manciata di positivi rimasti, tutti in regime di isolamento, e l'R0, il fattore di moltiplicazione, era stato abbattuto del 98%. Insomma, l'epidemia di Vo Euganeo era stata soffocata sul nascere. Quello di Vo Euganeo è diventato un caso di scuola per tutti gli scienziati del mondo.
Il 30 giugno del 2020 la prestigiosa rivista scientifica Nature ha pubblicato un articolo in cui vengono presentati i risultati dell'indagine epidemiologica. Il dato più impressionante è che il 42,5% dei positivi di Vo' Euganeo erano risultati asintomatici ma capaci di infettare. Il protagonista scientifico, nonché primo firmatario dell'articolo di Nature su Vo' Euganeo, lo incontro a Padova nel laboratorio di microbiologia che dirige. È il professor Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare di Padova, nonché professore dell'Imperial College di Londra. Dopo aver analizzato i dati della tamponatura di massa, Crisanti avverte subito la Regione Veneto della sua importante scoperta. L'8 marzo, quando praticamente questi dati sono più o meno completi, mando a Zaia la nota dicendo quello che è successo a voi. Sì. Che praticamente il 40% sono asintomatici e che quindi il Veneto deve impostare una politica di tracciamento completamente diversa. Sì, allora due frasi per dire cosa è successo a voi, che vuol dire questo 40% sono asintomatici? Vuol dire che non sono in nessun modo identificabili, loro sono inconsapevoli di essere infetti, non abbiamo nessun criterio per poterli identificare e quindi sono un elemento importantissimo per la trasmissione. Il governatore ha recepito il messaggio che bisognava in qualche modo allargare la possibilità di fare tamponi, cioè la sorveglianza attiva nasce dalla rilevazione che a voi ci sono 40% di asintomatici. Per il professor Crisanti, se il Veneto è riuscito a contenere meglio l'epidemia è perché ha fatto tesoro del modello Vo' Euganeo e l'ha replicato per tutti i focolai che si sono accesi nella regione. È molto semplice, se c'è un cluster si chiude tutto, si fa tampone a tutti, si ritorna dopo 9 giorni, si rifà il tampone a tutti, si isolano tutti i casi positivi e il cluster è chiuso. A Vo' non c'è stato più nessun caso di trasmissione endogena. Cioè la ricetta ce l'abbiamo, non è che sta sotto gli occhi di tutti, bisogna che cominciamo a rendercene conto. Ottobre-novembre abbiamo un bel cluster, che facciamo? Facciamo tutte le stupidaggini che abbiamo fatto fino adesso? Oppure aggrediamo quel cluster come si deve? Quali sono le stupidaggini che abbiamo fatto fino adesso? Il fatto che si discuta sull'utilità dei tamponi e sul fatto che i tamponi devono essere fatti agli asintomatici o ai non sintomatici o alla popolazione in generale come strumento di sorveglianza attiva, noi dopo 2 mesi stiamo ancora a discutere di questa cosa. Noi non abbiamo ancora una ricetta standardizzata da implementare in caso a ottobre-novembre abbiamo un cluster importante. Che facciamo? Un altro grande contributo che il professor Crisanti ha dato al Veneto è stato il fatto di essersi organizzato per tempo per fare più tamponi possibili. Già a metà febbraio, prima ancora che scoppiasse l'epidemia nel nostro paese, aveva messo a punto in questo laboratorio un test rapido che dava risultati in 3 ore. E poi si era anche premunito di fare scorte nel suo laboratorio dei reagenti che servono per processare i tamponi e questo prima che venissero a mancare sul mercato. In realtà Crisanti aveva fatto molto di più, era riuscito a sganciarsi dalle forniture dei produttori perché qui i reagenti se li preparano da soli e vanno bene per tante macchine diverse. Non aveva infatti acquistato i kit, sistemi chiusi che richiedono solo e per forza un tipo di reagente. Uno strumento, un prodotto, un altro laboratorio c'è un altro strumento e deve usare un altro prodotto e non sono intercambiabili. Quindi di fatti sono alla mercé della capacità produttiva di terzi fondamentalmente, cosa che non accade da noi. Non è vero che il Veneto sarebbe stato più fortunato della Lombardia perché si era trovato ad affrontare solo il focolaio di Vo' Euganeo. L'epidemia, al contrario, si era diffusa da subito e aveva toccato tutte le province. Padova, la prima città ad avere i numeri più alti, poi sorpassata da Verona e poi nell'ordine Treviso, Vicenza, Venezia e infine Belluno e Rovigo. Se qui ne sono venuti a capo senza che esplodessero i numeri è perché hanno utilizzato da subito le armi che sono servite a spegnere il cluster di Vo' Euganeo, la sorveglianza attiva, l'uso massiccio dei tamponi anche per gli asintomatici e lo scrupoloso lavoro di tracciamento dei contatti dei casi positivi svolto dai dipartimenti di prevenzione. Ed è per questo che anche nel momento più alto dell'epidemia nel Veneto non si è mai superato il 35% delle ospedalizzazioni e nell'ospedale di Schiavonia i 50 posti di terapia intensiva preparati in fretta e furia non si sono mai riempiti.
Noi siamo arrivati ad avere un massimo di 32-34 pazienti, quindi ad arrivare a 50 avevamo ancora letti liberi. Non ci siamo mai trovati nella situazione di dover decidere chi trattare e chi no. Nel nostro caso abbiamo trattato tutti quelli che ritenevamo opportuno trattare, senza porci delle limitazioni. Quindi anche gli 86 anni? Anche... Sì, ne abbiamo dimesso uno l'altro ieri di 86 anni che è andato guarito. Tra Lombardia e Veneto la differenza l'ha fatta la medicina del territorio, che in questa regione è molto più forte, e lo dicono i dati. In Lombardia ci sono 3 laboratori di sanità pubblica, uno ogni 3 milioni di abitanti, in Veneto sono 10, uno ogni 500.000 abitanti. In Lombardia ci sono 8 dipartimenti di prevenzione, uno per 1 milione e 200.000 abitanti, in Veneto sono 9, uno ogni 500.000 abitanti. In Lombardia l'assistenza domiciliare raggiunge la metà delle persone che in Veneto. Tutto questo ha prodotto risultati diversi già dai primi giorni dell'epidemia, misurabili, come dimostrato da questo studio pubblicato su Scienze in Rete, dove vengono analizzate le performance di Lombardia e Veneto nella prima settimana dell'epidemia. In Veneto si sono fatti quasi il doppio dei tamponi che in Lombardia, così come il Veneto ha messo in quarantena quasi il doppio dei casi rispetto alla Lombardia, 74,9% contro il 43%. In Lombardia in una sola settimana si sono contagiati il 14,3% degli operatori sanitari, nel Veneto solo il 4,5%. La mortalità in Lombardia già nella prima settimana era più del doppio di quella del Veneto. E mentre in Lombardia si erano ospedalizzati il 51,5% dei malati Covid, in Veneto solo il 25,1%. Un altro punto a favore del Veneto è stato che il piano pandemico regionale del 2007, a differenza della regione Lombardia, non era rimasto nel cassetto, ma era stato continuamente rivisto e aggiornato. Sin dal 2012 avevamo organizzato che all'interno del Dipartimento di Prevenzione ci fosse una organizzazione per la gestione delle emergenze, soprattutto delle emergenze infettive. Abbiamo poi insieme costruito un percorso di formazione sempre nel 2012 e poi via via aggiornato un documento che contiene tutte le procedure operative. Quindi voi avete fatto la formazione agli operatori sanitari? Certamente, tutti gli operatori del dipartimento. Come proteggersi dalle infezioni? Non solo, perché chiaramente abbiamo delle flowchart che considerano dal momento della notifica di un caso quello che deve essere fatto, chi lo fa, come deve essere comunicato. Abbiamo anche per alcune malattie già dei prototipi di note che mandiamo al sindaco, piuttosto che di informazione alla scuola, piuttosto che alla popolazione. E avete fatto anche esercitazioni? Sì, è prevista anche un'esercitazione annuale. Io devo quindi dire non che è carta, diciamo, no? No, perché non è carta, i piani no. pandemici un po' nazionali e regionali sono rimasti nel cassetto. Lo sa cosa? Noi abbiamo imparato che bisogna, come si può dire, esercitarsi in tempo di pace. Cioè vedere se le cose che abbiamo scritto sono fattibili e sostenibili.